Ogni freccia aveva un suo significato, una per la pace delle genti, un'altra per la prosperità dei popoli e tante altre, ognuna con un suo valore. Stanca per il lungo vagare, si sdraiò e si assopì, quando all'improvviso spuntò dal nulla un selvaggio guerriero delle steppe, perfido e feroce, il quale si avvicinò furtivo alla fatina e le sottrasse le magiche frecce d'oro. Spaventato da cotanto coraggio, si fermò, alzò il suo potente arco e lanciò nell'infinito le magiche frecce. Dopo un lungo volo, le frecce si piantarono nelle rocce di Hanobut, nelle lontane terre dove regnano i ghiacci, le tempeste e il buio perenne, lì dove il cielo tocca le cime dei monti. Improvvisamente cadde il buio e sulla terra regnò il terrore. Si radunarono le genti, ma nessuno sapeva come fare per recuperare le frecce d'oro. Ed ecco, da lontano si udì il suono forte del corno, ed essi videro giungere i giganti. Dalle terre arse dal sole giunsero i giganti Semedei a Neunarth, dalle paludi meteotite del ponto Sauromata, le coraggiose amazzoni dalle terre del nord, i giganti iperborei, detentori della tradizione primordiale, i quali dissero: «Vi insegneremo noi l'impervio cammino per raggiungere le frecce magiche, quindi osservate, e poi sarete voi a recuperare e a riportarle tutte alla fata disperata». Così dissero i giganti, che poi si misero in marcia. Attraversarono le terre dei draghi di fuoco, le foreste degli spettri senza volto e il paese dei feroci fomoriani. Poi, davanti ai cancelli delle terre del buio perenne, affrontarono l'ultimo ostacolo, la terribile chimera dalle tre teste. Abbatterono anche lei e, avvicinatesi alla roccia, estrassero una magica freccia d'oro. L'alzarono in aria e le genti tutti videro questo atto di coraggio e di perizia. «E adesso», dissero i giganti, «tocca a voi, andate!» Partirono i migliori tra gli arcieri dei popoli radunatisi. Ognuno lottava contro le proprie debolezze, riuscendo a vincerle, e al ritorno ogni squadra portava con sé una freccia d'oro, ricevendo dalle mani della fatina grata un sigillo dei guardiani del mito. Per ricordare questo mitico evento, noi, arcieri della Compagnia dei Falchi del Secchia, organizziamo questa gara per gli arcieri migliori di queste terre. Ora voi, maestri d'arco, dimostrate di essere meritevoli della fiducia del rito. Adesso io tiro le magiche frecce d'oro sulla montagna di Kaunabau. Adesso la squadra dei giganti vi mostrerà il percorso da farsi. Osservate come lo fanno, perché dopo lo dovrete ripetere. La squadra dei giganti è la squadra dei falchi del Secchia. Procedete. Quanti falchi? Ogni testa va a fare.